con noi. Nella casa. Adesso. Ti avremo, non ci sfuggirai, quando dormirai! Buongiorno a tutti. Non siamo da soli, come potete vedere, siamo con Thomas in arte Shotam. Se vuoi spendere due parole a raccontare chi sei, così che almeno anche loro possano capire chi sei e dove sei e dove andate a trovare. Ok, io mi chiamo Shotam, faccio video su TikTok, faccio video da dicembre dell'anno scorso. È un successo, permettetemi, della Madonna, nel senso che ha, nel giro di pochissimo ha raggiunto tantissimi iscritti, ha oltre 250.000 iscritti e fa video da milioni di visualizzazioni. Andate a vedere i suoi video perché comunque sono bellissimi, fanno ridere, fa di tutto su TikTok. Grazie. Quindi sì. dove ti devono trovare? Dove ti trovano? Mi trovate sia su Instagram che su TikTok, il nickname è lo stesso. Qual Shotam è? Sia su Instagram che su TikTok. Shotam, quindi Shotam, cercatelo, mi raccomando, guardatelo, iscrivetevi e guardate quello che fa perché è divertentissimo, lui è un pazzo, quindi va bene così. Vi chiederete, ma perché? Cioè, lui fa video su TikTok e che cosa ci fa qua con noi? Vabbè, la domanda. Lo chiedo anch'io. Cioè, in realtà il motivo è questo. Comunque è un'esperienza che volevi provare. Sì, confermo. Quindi oggi verrà a caccia di fantasmi con noi. Poi se ci saranno i fantasmi bene, se non ci saranno i fantasmi forse meglio ancora. Però abbiamo scoperto una cosa. Non più sulla seconda versione. Oltre a essere TikToker. Un TikToker. Abbiamo scoperto che è un catalizzatore di eventi paranormali. Perché si dice? Ha paura. Dice lui. Io lui sono abbastanza un cagasotto, se va bene il termine. E queste situazioni non mi fanno molto piacere, però devo provarci. Certo. Mi sono affidato a un esperto, ho detto. Sì. Non gli piace troppo il buio. Sì, non particolarmente. E quindi già partiamo bene. No. Io anche per le brevi distanze notturne, torcia su torcia, fari dello stadio. Cioè a casa da una stanza all'altra va con le luci spente ma con la torcia accesa. Palese. No, però adesso, chiudendo la parentesi, diciamo, un po' più simpatica, in realtà ci troviamo in quella che viene chiamata la casa del pazzo per vedere se qualcosa stasera si può manifestare. Sì. Io ci sono già stato tempo fa in questo luogo, degli eventi strani sono capitati e siamo voluti tornare perché, vabbè, Claudia voleva vivere questa emozione e poi ne abbiamo approfittato perché c'è anche... Far cagare sotto un influencer. Sì, infatti è proprio questo, cioè, non so, magari probabilmente il titolo di questo video potrebbe essere proprio questo. Come far cagare sotto un influencer? No, scherzo a parte. Ci vuole poco. Sì. Almeno con me poco, poi non so. Facciamo un giro, un sopralluogo della casa, io più o meno me la ricordo, ma così anche, insomma, Claudia e Thomas possono dare un'occhiata. Giustamente però dobbiamo raccontare qualcosa a Thomas, perché insomma lui viene qua, non sa che dove ci troviamo, perché ci troviamo qua e che cosa dobbiamo andare a cercare. Infatti. Allora, in pratica Thomas, questa casa viene definita la casa del pazzo non perché non si sa che nome darle, ma perché si dice che in questa casa vive un pazzo. Questa casa si trova vicino a un cimitero, quindi si dice che questo signore che abitasse qua dentro fosse diventato pazzo anche perché aveva visto delle cose, non si sa che cosa, ma comunque sì, infatti chissà che cosa poi per diventare pazzo così. Ma era già pazzo di suo, andava, ma andava a far visita al massimo diventiamo anche noi, poi almeno noi testimoniamo come si fa a diventare pazzo. E praticamente si dice che appunto questo signore fosse pazzo e che avesse l'abitudine di mettersi non si sa bene dove, se sulla sua balconata o in quale parte della casa, qualche a fissare finestra, la dice. Gente. Sì, alle finestre a fissare la gente. E per questo era un po' anche inquietante.
Cioè tu immagina se stanotte c'è cioè a un certo punto mi stavo già guardando attorno adesso, quindi figurati al buio. Già ti senti osservato. No, io avrò gli occhiali a vista notturna, calore, demoni, tutto, qualunque cosa appare, quindi sono tranquillo. E di questo pazzo si dice che venisse sempre disturbato da dei ragazzini e quindi lui magari si innervosisse, iniziasse a insultarli e così, e per spaventarli fischiasse in modo da allontanarli dalla sua casa. Adesso io ti interrompo, quando io sono stato qua che avevamo registrato dei video in passato, comunque nel video in alcuni momenti si sente un fischio. E infatti l'abbiamo registrato. Ma infatti è una cosa che si dice, che in teoria questo si senta il fischio e si sentono dei rumori di oggetti. Qui? Sì. Dentro dove noi andiamo? Sì. Sì, che poi adesso vedrai quando entriamo dentro, comunque è relativamente piccolo il posto, non è così grande. Quindi sai, che qualsiasi rumore si può sentire anche molto bene. Mi ricordo anche che c'era tra l'altro una sorta di, insomma, una botola, adesso poi magari dopo guardiamo, che si potesse alzare e andare sotto una sorta di cantina che è molto molto lugubre. Magari viaggio obbligato, immagino. Com'è? È un viaggio obbligato, nel senso, quindi. Boh. Quindi potremmo anche iniziare a vedere come è fatta questa casa del pazzo. Iniziamo dai piani alti? Qua c'è una bellissima scritta. Cioè? Sì. È tranquilla? Sì. Sembra un bel posto in cui trascorrere la notte. Lode a Satana. Sì, questa me ne ricordo. Erano già presenti. Cioè, una croce al contrario quella. Sì. Sì, è rimasto invariato da quando ero stato. Flavia? Oh. Ah, no, ti ho visto un attimo lì. Stavo leggendo. Questo piano è tutto qua. Hai tutto qua? Sì. Sopra sì. Qui ti spiego un po' cosa faremo. Mm-hmm. Noi adesso abbiamo della strumentazione, no? Ok. Ora faremo un sopralluogo giusto per farti vedere un po' com'è. Mm-hmm. Poi quando appena calerà il buio abbiamo della strumentazione che serve, si dice, a rilevare quelle che sono diverse anomalie in diversi, cioè ad esempio nei campi elettromagnetici, nella pressione atmosferica, nella temperatura, e poi abbiamo quello che ti stavamo dicendo anche prima mentre venivamo verso qua, uno strumento che si chiama Ghostbox, che serve invece a scansionare le frequenze radio, perché si dice che queste entità, quando vogliono comunicare con qualcuno, sfruttano questo e in mezzo a questa scansione fanno uscire delle parole in senso compiuto sulle domande che tu fai. Okay. Quindi sostanzialmente questa sera faremo quello. Abbiamo portato questo materiale perché comunque il posto è un luogo piccolo, quindi insomma dobbiamo essere anche un po' easy, leggeri, pronti anche a, nel caso, a scappare senza alcun tipo di ingombro. Quindi portiamo il minimo indispensabile e cerchiamo di capire insieme a te se c'è qualche anomalia. Magari daremo qualche strumento anche a te in mano per testare direttamente tu quello che succede. Vabbè, proseguiamo. C'è un giocattolo. Giocattolo? Questo bagno non è molto... No, infatti mi ricordo che in questo bagno qua avevamo registrato delle
anomalie. Perché sono sempre in bagno? Sono fissati quei bagni, secondo me. Non riesco a passare. Dici? Ecco, a quanto mai? Qua è un po' di qua dentro anche avevamo. Sì, aspetta, puoi far andare qua? Reggerà la volta? Sì. No, no, regge, regge. Questa è una stalla. Finire, cos'è? Ah. Sì. Funziona in questo modo, cioè delle volte noi ci fermiamo mm-hmm. e durante questa cosa facciamo delle domande sì, no? sì, nell'attesa sì. di quindi magari stasera potremo anche fare due domande sì. cultura generale al, sì. al pazzo sì. Perfetto. Capire se ci risponde un chi il pazzo. Vediamo. Non lo so, qualcuno, c'è qualcuno qua? Aspettiamo più tardi. Non dicono che si senta registro di giorno. Ah, non di giorno? Ma avevo un sacco di animali. Mm. Questo è un tipo... Non so dove stanno gli animali. Sembra. Dove hanno le mangiatoie, secondo me. Come la vedi, Thomas? Ma io cerco di capire perché c'è una sedia di elementari qua. Sì? Sì. Come ci finiscono i posti elementari? Prego. Le cose più strane, i posti in cui c'è più strano. Nella padella. Ma la padella posso ancora capire, una casa, ma una sedia del genere. Tra l'altro è una sedia ben piccola. Mm. Cioè, bambini, no? Si diceva di bambini anche? Non si parlava di bambini? Ma questa è proprio piccola piccola, sarà di bambini di prima elementare. Io voglio realmente capire che cosa c'è qua dentro. Se i fenomeni registrati sono fenomeni che si ripetono o non lo so. Se si ripetono scappiamo. Sai che non possiamo scappare? Eh? Voi? No, neanche tu. Lo so, vabbè. Ormai sei qua. Vediamo quanto. Quanto si fa vedere e sentire. Cos'era? Senza nemmeno farlo apposta, nel preciso istante in cui Thomas chiede se qualcosa si sarebbe fatto sentire, percepiamo un suono simile ad un fischio. Possiamo forse considerarlo come un segno? Ciò che ci avrebbe aspettato poche ore dopo? Concluso il sopralluogo, attendiamo la notte per iniziare la nostra indagine.